abbiamo un grandissimo ritorno, che è quello di Don Antonio Lobbetto, che ha scritto un libro che io ho qui con me, ce ne sono delle copie, chi lo vuole acquistare stanno nella segreteria della Fondazione, si intitola Noi del Rione Sanità, noi della Fondazione Romano. Abbiamo comprato alcune copie, una decina di copie, le abbiamo distribuite nelle tre scuole che ritenevamo di riferimento per questo incontro, cioè la scuola di Telese, l'Istituto Telesia, e sono un gruppo di ragazzi dell'Istituto Telesia, l'Istituto di Cerreto Sanità e il Carrara Giustiniani, ci sarà la preside, ci sarà la professoressa Santini, ci sono molti docenti, quindi non li cito tutti, ci sarà la vicepreside dell'Istituto Telesia e molti docenti dell'Istituto Telesia, e poi c'è la preside dell'Istituto di Erola, il liceo classico di Erola, che ringrazio per la sua presenza, insieme a delle docenti, a un gruppo di docenti dell'Istituto di Erola, a cui anche abbiamo fatto dono di questo libro. Ci tenevamo molto, nonostante Don Antonio fosse già venuto qui nel nostro sagno, avete incontrato, c'è Bruno Cortesi che l'ha organizzato insieme a me quell'incontro, a Torre Gaglia aveva fatto un incontro recentemente, di presentazione del libro con un po' la nostra provincia, c'erano alcuni dei presenti, erano anche presenti in quell'occasione, presenti oggi, erano presenti anche in quell'occasione, noi ci tenevamo a ripeterlo. Io ci tenevo particolarmente che venisse qui in Fondazione, perché la Fondazione è il luogo che noi amiamo di più, senza togliere nulla ovviamente alla splendida cornice di Torre Gaglia, e perché in quell'occasione per la verità parlavamo molto dei progetti del gruppo di ragazzi che ruota intorno a Don Antonio Loffredo. Parlavamo di ragazzi, parlavamo di Don Antonio, parlavamo della sua storia, parlavamo del suo libro, ma non parlavamo appunto del valore, dello straordinario valore di testimonianza che ha questo libro. Parlavamo poco di questo argomento, quindi a me mi rimase un po' l'amaro in bocca, che non si è riuscito a discutere abbastanza della bellezza di questo libro. Io che amo la letteratura non potevo che cercare, nel comunicato stampa l'ho detto, cercare di ritornare su questo tema, sul tema dello stile che ha questo libro. Per me è uno dei, non me ne vogliono gli scrittori presenti, anche la mia amica poetessa, bravissima, Rita Bacillo, è il più bel libro che ho letto negli ultimi anni, sicuramente il più bel libro che ho letto negli ultimi anni, è un libro di grande valore civile, un libro di grande testimonianza letteraria, un libro ricchissimo di uno stile partecipativo, commovente, e alcuni di voi l'hanno letto, quindi io non anticipo nulla. È un atto sicuramente d'amore per chi come me ama la sanità, è un atto d'amore per questo straordinario posto di Napoli che è il Rione della Sanità. E il Rione Sanità a Napoli è un rione particolarmente ricco di stratificazioni, di testimonianze, come dice Don Antonio nel suo libro. È un libro che racconta le storie dei ragazzi e di come questi ragazzi, qui ne abbiamo uno che a me è particolarmente caro, che è stato uno dei primissimi che ho conosciuto alla sanità, che è Vincenzo, siamo diventati amici, lui ha intrapreso una strada di anche sua, oltre a quella di impegnarsi presso il suo Rione, ha intrapreso una strada propria, che è la strada anche universitaria, studia, si è impegnato anche culturalmente, questa cosa lui fa molto piacere, ma al di là della sua storia personale, della sua testimonianza, come quella di tanti altri ragazzi che sono conduttori di Quiterio, Lello, Marco, Ciro, ce ne sono tantissimi, che sono di cui le cui storie sono raccontate in questo libro, anche di quelli che hanno avuto delle sconfitte, quelli che si sono tirati indietro, che sono andati avanti fino a un certo punto, poi non ce l'hanno fatta. C'è una bellissima storia su questo argomento che riguarda un musicista in particolar modo, che non ce l'ha fatta, questo ragazzo dice Don Antonio, io, il mio grande rammarico è non far uscire il talento da questi ragazzi, quando questi ragazzi ce l'hanno il talento non riescono più a mettere a frutto per una serie di ragioni che racconta nel libro, perché un po' ci si perde, perché un po' ci si sfibra, perché un po' non ce la si fa, il periodo è difficile, la realtà è difficile, quella realtà di cui ci parla è difficile, però è un libro straordinariamente paradigmatico. Io perciò volevo che voi ragazzi incontrassi Don Antonio, perché i ragazzi che ce l'hanno fatta, che erano più piccoli di voi quando hanno cominciato, cioè avevano molte più difficoltà di voi nell'affrontare i problemi della vita, hanno creduto in questo sogno, lo hanno, grazie anche alla straordinaria qualità dell'uomo che io amo, Don Antonio Loffredo, sono un suo fan accanitissimo, ha una grandissima capacità di comunicazione, di penetrazione nelle anime delle persone, questa è una sua qualità innata, però è anche una grande qualità che si trasmette a questi ragazzi, sono diventati dei suoi straordinari
testimoni, perché vanno oramai in giro per il mondo, perché viaggiano, il tema del viaggio è un po' il tema centrale di questa storia bellissima raccontata nel libro, e attraverso il viaggio sono andati un po' in tutto il mondo e hanno fatto le cose straordinarie anche nel resto del mondo. Quindi hanno la valenza di queste innumerevoli iniziative, che sono innumerevoli le iniziative che si sono realizzate, che si potrebbero ancora realizzare alla sanità se questa malattia mortale che la burocrazia non impedisse a Don Antonio di realizzare con i suoi ragazzi questi progetti bellissimi che hanno, che sono sostenuti da un gruppo di persone. Io spero che questo gruppo si allarghi sempre di più, ecco perché volevo che voi lo incontraste, sia come fatto di testimonianza pedagogica, sia come fatto di sostegno, di solidarietà alle loro iniziative. Si allarghi di più, noi ancora adesso continuiamo l'idea di fare lì una scuola di cucina, che non ci abbiamo rinunciato. Ogni volta che vedo Antonio Dubelli mi ribadisce l'idea che dobbiamo fare quella cosa insieme della scuola di cucina alla sanità. Io sono ancora disponibile a sostenere il progetto, come sai, ma tutti quanti noi siamo disponibili a sostenerti anche a distanza. Quando tu ci chiedi una mano, noi te la daremo. Ci saremo sempre perché crediamo in quello che fai, che ci sia tu, che ci sia un'altra persona, che poi non bisogna troppo personalizzare le cose. Noi crediamo e amiamo te, però anche se senza di te, noi crediamo che, come è stato uno straordinario parroco prima di te, Don Rassello, cioè quel progetto va portato avanti e deve essere sostenuto, perché i ragazzi che lo fanno, lo vivono quotidianamente questo progetto, lo vivono con grande qualità, con grande partecipazione, partendo da zero ed arrivando a risultati straordinari, dai piccoli ai grandi. Lui è uno che sta diventando grande, ma è partito anche lui piccolino, e poi ci sono tanti piccoli che fanno parte, per esempio, dell'orchestra Sanità Ensemble della Sanità. Le storie sono raccontate nel libro, sono bellissime, vi consiglio di leggerlo. Io mi sono commosso molte volte nel leggere questo libro, l'ho letto più volte, è piaciuto a tutti coloro a cui l'ho regalato, lo continuo a regalare, mi sembra strano che non lo vedo mai nelle classifiche, dico, come è possibile, vede più Maurizio del Giovanni di Don Antonio, dice, io voglio bene a Maurizio, no? Mi sembra che Don Antonio valga più di Maurizio, senza offesa per Maurizio che è un grande giallista, gli voglio bene, però questo libro ha tutt'altra valenza, veramente, poi c'ha delle citazioni fantastiche, fantastiche. Con due citazioni finiremo poi il nostro incontro, una di Bruno Forte e un'altra di Danilo Dolci. Finiamo così, quindi ricordate, perché poi prometto prima, poi mi dimentico alla fine. Un applauso a Don Antonio. Grazie per essere venuto con noi. Non funzionano le immagini, funzionano sempre prima, poi quando ci troviamo qui non funzionano mai, quindi siete interamente attratti dalle parole, dall'immaginazione delle parole. Quindi sentiamo prima Don Antonio e poi ci sono molti ragazzi che vogliono fare delle domande, quindi darei poi spazio ai ragazzi per farti le domande e dirti delle cose. Allora, buonasera a tutti, scusate il piccolo ritardo. Io proverò a dire soltanto poche cose, così diamo più spazio alla chiacchierata che possiamo fare insieme. Stasera, vedendo soprattutto tutti questi ragazzi, la prima cosa che voglio dire, non sono riuscito a trovare nel libro dove l'ho scritta, ma ho dovuto dire un fatto autobiografico importante che ha incoraggiato molti ragazzi alla sanità, penso che possa incoraggiare tutti. Io avevo un rapporto pessimo con la scuola, ma pessimo è dire poco, e le mie professoresse erano proprio terribili, e ho a casa conservato, devo fare però un quadro unico, complessivo, devo metterli in fila, c'ho il giudizio della quinta elementare, c'ho il giudizio della terza media, e c'ho la laurea in teologia. E quindi abbiamo... Che? Nel primo capitolo. Stavo cercando, cioè io non so come mettere in ordine, cioè chiaramente con lo studio finale con la laurea siamo in 110 e lode, diciamo, però comincio dalla quinta elementare che dicevano gli insegnanti che io ero pigro, scostumato, sbagliato, eccetera, eccetera. Mio fratello era bravo, a scuola, era bravissimo mio fratello, io ero il monello, e quindi giudizio molto pesante di quinta elementare. Poi faccio la media, non vi dico, non vi conto, ho conosciuto una professoressa, signora Resina, che è una pizzocca esagerata, cominciava le lezioni con tre Ave Marie, perché così diceva la mamma di Fatima, cioè questa violenza in classe dal primo momento, e ci bisticciamo a Natale, quando mia mamma ci ha fatto un regalo alla professoressa dell'educazione che poteva caratterizzare, e uno scontro che mi costò tutti 3 anni da rimandato, tra l'utilizzo finale è orientatelo al mondo del lavoro, non è adatto al mondo della scuola questa scritta, e se proprio deve fare qualcosa mandatelo al professionale. Mia madre, diciamo, piangeva, continuo questa mentalità, esatto. Sì, sì. Mia madre piangeva, diceva che voleva il primo figlio che studiava un pochettino, che l'ha fatta la terza elementare, e gli faceva piacere che il figlio poteva andare oltre, e alla fine mi scrisse al tecnico e nemmeno andava bene, in effetti. Io ho capito che dovevo studiare quando mi sono innamorato. Allora, quando ci sta questo meccanismo che uno si innamora di qualcosa, riesce a fare le cose straordinarie. Cioè, immaginate che io all'università
ho preso borse di studio, sono andato in Germania a studiare, cioè con un pregresso molto faticoso. E quando mi mette a ridere che vedo il libro che è stato scritto, mette a ridere io solo, dico no, cioè sta risuscitando lo stesso amico italiano, sta chiacchierando. Perché poi l'ha scritto da tutti. Tutti quanti. No, che gli editori volevano. Sì, sì, invece... sì, poi abbiamo dovuto fare questa sul braccio di ferro. La ragione per la quale è stato scritto è semplice, una è negativa e una è positiva. La negativa, che è quella che più ha determinato, è stato il fatto di difendere quest'operazione. Quest'operazione che è raccontata, che sembra un po' una favola in certi passaggi, è un'operazione che può sembrare tutta facile, però sotto sotto, Felice l'ha detto, no? Diciamo, la burocrazia e chi gestisce questo grande marchingegno che si chiama in Italia burocrazia, non è proprio contenta che sono fatte certe cose, perché quando voi fate qualcosa nella storia significa che chi doveva farlo viene evidenziato che è una schifezza e quindi si arrabbia un po' e cerca in tutti i modi di far arretrare quel nuovo che cammina. Allora ci siamo accorti l'anno scorso soprattutto che c'erano molti attacchi a questi ragazzi e qualche amico mi aveva detto alza la barriera anche della comunicazione, fai sapere a più persone, così viene difeso il fatto dalle altre persone, quindi è stata una cosa negativa che ci ha spinto a comunicarlo. Poi abbiamo cercato di trovare anche una ragione positiva, no? La scrivo alla fine con quella piccola storia molto bella che voglio raccontarvi dei Cassidim, cioè il racconto, il raccontare qualcosa che ha un senso, soprattutto per noi cristiani, chi va a messa lo sa, quando noi raccontiamo qualcosa noi pensiamo che ci sia una forza nel racconto stesso che porta a cambiare le persone che ascoltano, a modificare il comportamento, no? Diceva Martin Buber in un racconto, diceva che una volta gli chiesero a un maestro, a un rabbino, dicci come il tuo maestro pregava, no? E questo rabbino era zoppo, stava sulla sedia a rotelle. A un certo punto lui si alza e incomincia a dire che il suo rabbino quando pregava partecipava con il corpo, ballava, danzava, saltava. E mentre raccontava questo fatto si mise a camminare, chiaramente. È la forza della comunicazione, della narrazione, che speriamo possa contagiare le altre persone, io spero assai che possa contagiare i giovani, cioè nel comprendere che è possibile sperare. Cioè a volte i più grandi, o le persone depresse, c'è cioè una fuori la porta che ci ha accompagnato che si chiama Ciro, cioè vedono che è difficile che si possa avere un cambiamento improvviso. Io ritengo che invece è possibile. È possibile, me ne faccio uno per tutti come esempio, perché lo dico perché è chiaro e palese a tutti, no? Chi si aspettava, diciamo, che da una finestra l'anno scorso si affacciava un papa che diceva buonasera e che diceva no, mettiamo mano a un cambiamento generale? Nessuno. Pensate, quelli che sono addetti ai lavori, no? Alla conferenza episcopale, avevano fatto il telegramma di gli auguri a un altro, perché già si sapeva, si aspettavano tutto quanto, come doveva andare la cosa, già si sa. Come noi diciamo, no? Come devono andare le cose, già si sa, è impossibile che si cambi. C'è questa parola che è un macigno per tutti i giovani. Cioè, poi è possibile, non si può fare niente, no? Mo è incominciato un nuovo governo, noi siamo al terzo che in pochi anni vediamo, tutti quanti, è impossibile che si possa fare qualcosa. Ma diamo un po' di... Cioè, che può succedere qualcosa all'improvviso, che può deragliare un treno e succede non in maniera negativa, in maniera positiva, che possa cambiare qualcosa. Questa è la speranza che deve essere comunicata, perché le cose impossibili possono succedere, ma non soltanto come quando Maria diventò incinta, quello è troppo impossibile per noi, proprio queste cose concrete che danno speranza e futuro ai ragazzi. Io due cose sottolineo e poi vi lascio parlare, così posso parlare meglio pure io. Io vivo in un quartiere che è meraviglioso, dico io, e ho fatto nella mia vita due esperienze. Una non raccontata nel libro, che sono 15 anni, parlo in periferia, no? Infatti l'altra parola che sta incazzatissima, perché dice che non ha detto nemmeno una parola di quello che è stato 15 anni del mio lavoro. Io ero giovane prete, sono stato lì, ho fatto un'esperienza molto bella, nella periferia est di Napoli, però se devo pesare adesso queste due esperienze, anche se l'altra è bella, più lunga per certi versi, ero più giovane pure io, no? Qui alla sanità c'è qualcosa in più, che è un qualcosa che è dovuto proprio alla sua storia, alla sua arte, alla sua cultura. E questa marcia in più è quella che noi andiamo predicando, no? Quella di approfittare di quest'unica arma necessaria che serve per affrontare e affrontare il futuro. Sti giorni a tutti mi è capitato di dire ci è dispiaciuto che è morta una persona così bella come il maestro Abbado, no? C'è una persona che vi dice semplicemente con quali armi affrontare le problematiche, sono quelle della cultura. Allora noi a Rione Sanità a un certo punto abbiamo dovuto fare una scelta. Il Rione Sanità poteva essere aggredito in qualunque altro modo, no?
e ci sono quei modi classici che conoscete, parliamo male della camorra, organizziamoci, facciamo una bella processione con le candele, facciamo lo striscione, cioè ci sembra una cosa così banale. È così inutile, diciamola tutta, no? Oppure il parroco che smette a strillare contro questi e quegli altri come se non sapessimo tutti chi è un malamente e chi è un buono, cioè è già visto, già fatto. Ci è parso necessario fare una cosa nuova, cioè metterci finalmente a lavorare per qualcosa di positivo. Cioè non abbiamo fatto un progetto per distruggere qualcuno, non solo quelli progetti che fanno parte del futuro e fanno parte dei giovani. I giovani vogliono fare i progetti per costruire qualcosa. Allora a noi non ci interessava per esempio distruggere il degrado, distruggere la camorra, cioè non ce ne frega proprio. A noi interessava costruire persone libere, pensanti, che potessero godere della bellezza di essere esseri umani, perché l'essere umano è tale quando può stare, come diceva Don Lorenzo, in una biblioteca e pigliare un libro, o quando può vedere un quadro, ascoltare una musica, quando supera quel livello che ci fa molto simile agli animali, e invece questo ci distingue molto. Allora abbiamo pensato che le uniche armi che potevano, non sanare, la parola è troppo grande la parola, ma ostacolare il degrado, dare una decelerata a quello che era il degrado, era parlare di bello e far vivere le persone nel bello e nella cultura. Ecco perché nel libro voi trovate cose assurde, no? Trovate bambini che fanno orchestra sinfonica, trovate teatro, e dico alcune cose belle. Ma il mese prossimo cominciamo il secondo modulo, no? Cioè dal 2008 46 bambini hanno fatto orchestra sinfonica. Forse infatti qualcuno giovanotto, diciamo, no? E quindi questa cosa ha funzionato. Cioè nel libro vi riporto che un solo ragazzo è stato messo lontano dall'orchestra perché i servizi sociali l'hanno spostato, ma altrimenti quel ragazzo erano i 46. È una cosa che funziona lavorare con certi strumenti, e questo dà una ordinata al ragazzo, lo aiuta a studiare meglio, lo fa più gentile, lo fa più dialogico, lo fa un buon cittadino, lo fa che sa orchestrarsi con gli altri, quindi capace di dialogo, di ascolto. E quindi utilizzare questa cosa per noi è importante. Abbiamo fatto di tutto per far partire il mese prossimo parte un altro modulo, quindi un'altra orchestra, perché funziona. I ragazzi fanno teatro. Il teatro li aiuta a liberare, a portare fuori la rabbia, no? Il teatro funziona. E quello che gira intorno al mondo del viaggio, che accennava Felice, che è importantissimo, da noi è fondamentale, perché non possiamo fare come stasera un incontro nel quale io parlo e voi sentite. Cioè, alla sanità non sto mai in questa situazione, nemmeno dall'altare. Devo avere pochi minuti per dire in maniera condensata qualcosa che possa emozionare. È un'altra la modalità di comunicazione. E la via della folgorazione, quella del bello, è quella che piglia le mie persone. Che per un aspetto può sembrare un limite, per me è una grande risorsa. Cioè il parlare attraverso le immagini, attraverso le emozioni, attraverso la musica, attraverso il teatro, è quello che va nell'uomo non nella testa, ma attraverso tutto il corpo. Allora abbiamo dovuto attrezzarci sia nel comunicare col quartiere, sia nell'educarlo a utilizzare questi mezzi. Ecco perché nel libro trovate scritto che a un certo punto riusciva a parlare con i ragazzi non prima del viaggio, ma durante il viaggio. E nel viaggio erano attenti a tutto e facevano scuola in una maniera particolarissima. Questa è la prima cosa. Quindi partiamo da un quartiere particolare che però non possiamo dire sta storia è solo di quel quartiere. Io penso che ovunque ci sono giovani e ovunque ci sono risorse. Nel libro si capisce che è vero, la risorsa principe è il bene storico-artistico, le catacombe, le basiliche, e forse non tutti i posti sono ricchi come la sanità, però ci sono i beni comuni che sono dappertutto. C'è la campagna che sta ovunque ed è bene comune, va recuperato, c'è l'acqua, c'è la musica, c'è la cultura a prescindere dal momento. E quindi organizzare il futuro su queste risorse che sono i famosi beni comuni, secondo me è uno sforzo di creatività e innovazione che tutti dobbiamo fare. Cioè se vogliamo guardare al mondo che verrà, dobbiamo entrare in queste logiche di utilizzare queste risorse e metterle in mano a quelli che sono più capaci di usarle. Queste sono, non perché siamo qua più del 50%, sono veramente soltanto i giovani, perché hanno più tempo per organizzare questi percorsi e hanno più speranza nel cuore. Io penso che, spero, che questo libro chi lo legge possa avere dentro un tarlo, no? Che le cose sono possibili a fare. Solo questa deve essere la sintesi, e che possa incoraggiare a fare le cose anche le più astruse, le più strane. Non so se vi è capitato a voi di leggere, mi piace molto citarlo, San Giovanni e Don Cervantes. Ecco, lì per esempio vedo quello che in questo momento stiamo vivendo tutti quanti noi, no? Da una parte ci sono persone, speriamo sempre di più, che sono come il Don Chisciotte, no? Che hanno delle allucinazioni più che
Quindi, dei sogni quasi allucinati, diciamo, no? Vedere il suo cavallo, che chiamarlo il cavallo di Alessandro Magno, per quello che teneva era una schifezza di cavallo, no? E parlare della sua amorosa come se fosse chissà che, anche quello è un allargamento che va al di là di ogni tipo di fantasia. Lo stesso che Mulino a Vento, con le pecore che incontrava, cioè è un uomo che sta un po' più fuori di testa che altro. E poi a fianco a lui quest'uomo così concreto, coi piedi per terra, che si chiama Sancho Panza, che lo riporta alla quotidianità, al mangiare, al sudore, alle cose più concrete. Questi due devono stare sempre insieme. Noi abbiamo in questo momento una concretezza a volte che ci porta a dire è impossibile sognare, però è necessario. Quindi in questo momento mettiamo i due personaggi in moto per poter creare quella che è la speranza, perché la speranza è figlia soltanto di due cose: l'utopia, quella di Sancho Panza, e la concretezza, e il disincanto di Sancho Panza. Quindi il disincanto che ormai ce l'abbiamo tutti quanti, i più giovani, e l'utopia, che dobbiamo inserirla e insinuarla dappertutto, messe insieme sì, ci equilibrano e ci fanno sperare, e noi questo vogliamo, semplicemente sperare. Se mi aiutate con le domande a me, a Enzo, forse potremmo essere più chiari, okay, e potremmo... Chi diamo l'avvio? Al gruppo di Telesia? Qualcuno dell'Istituto Telesia vuole dire qualche cosa, vuole fare qualche domanda? Poi diamo lo studio dopo la parola a una ragazza del gruppo invece di dire. Allora, innanzitutto colgo questa occasione di incontri e di dialogo per fare dei complimenti non solo per il libro ma anche per lo splendido lavoro di Maria Luce, perché è sicuramente un modello da seguire per tutti noi. La mia domanda è: mai immaginato come potrebbe essere Ione tra 20 anni? Perché lei ha trasmesso comunque i valori di perseveranza, di speranza e di sacrificio nella sua gente. Questo non sarebbe stato possibile se lei non fosse stato comunque una guida. Quindi ha mai pensato a un suo degno magari successore, o comunque che sarà la sua parrocchia a scegliere la sua nuova guida? Allora, io il successore me lo sto costruendo con le mie mani, ed è la fondazione che vogliamo fare. Perché penso che tutte le cose, quando uno fa un figlio, no? L'unica preoccupazione è del dare continuità, è del dare possibilità che la cosa si mantenga in piedi. Io non ho mai pensato di fare cose che non potessero nel tempo mantenersi. Questo è un discorso molto da imprenditore, si chiama la sostenibilità. E io penso che non bisogna mai mettere in essere delle cose che non siano sostenibili nel futuro. Allora io cerco, per quanto è possibile, di dare l'avvio, perché so che sono parroco, so che posso stimolare, posso fare quello che voglio io. Però mi preoccupo di dire questa cosa può rimanere nel loro cuore, devono gestirla loro. Allora il discorso che stiamo facendo in questo momento, per esempio, no? È che la mia figura può venire meno, verrà meno. Perché loro adesso sono delle piccole aziende costruite in dialogo tra di loro. Allora per me creare una fondazione in un territorio in questo momento significa raccordarli ulteriormente, formalmente ratificare quello che è un patto solidale che è nato all'interno del territorio, in modo che un domani tutta questa avventura, parlo dell'orchestra, della catacomba, del teatro, del viaggio, della scuola e dopo scuola, tutto possa reggersi in un patto di solidarietà. Noi abbiamo fatto un'esperienza interessante, che ho vissuto ovunque secondo me. Noi abbiamo confuso i livelli. Tu sai che ci sono dei livelli che a volte vengono trattati in maniera differente. Il livello economico, gli dicono questa è economia. Il livello sociale, se ne occupano di fare le cose sociali. Il livello culturale, se ne occupano le cose culturali. Il livello religioso, o fanno i privati. Cioè questi mondi spaccati in un territorio non esistono. Il territorio o c'ha economia, cultura, sociale, tutto insieme e si armonizza, o è un territorio che non funziona. Allora per noi questa sinergia che si è creata attraverso queste scelte, queste piccole imprese che io chiamo cooperative, associazione, devono mettersi seduti intorno a un tavolo, perché sono di quel territorio e mantenendo l'identità territoriale dovranno nel tempo preoccuparsi di queste cose che abbiamo fatto nascere non senza pensare alla sostenibilità. Allora la fondazione chiaramente, lo capite bene, no? È anche un sostegno economico a questa realtà, perché pure quello ci vuole, ma non è soltanto quello. Noi immaginiamo una fondazione che sia al contempo la cassa per tutti, ma sia la holding che gestisca tutti, perché questo rapporto o lo si mantiene nel tempo o collassa. Cioè facciamo un esempio, no? Se la cooperativa da quale fa parte Enzo, che è quella delle catacombe, e lui pensa soltanto alle catacombe e le visite, e non pensa che i bambini nelle case del nostro quartiere, lo fanno dopo scuola,
quando non hanno i soldi devono provvedere loro a mandare i soldi a quei bambini, sta costruendo male anche il suo futuro, perché il suo futuro avrà più intralci nel futuro se questi ragazzi restano non scolarizzati, non, invece il suo quartiere correrà e il suo lavoro andrà meglio se intorno al quartiere cambierà, come me l'immagino un quartiere, come l'ho sempre immaginato, bello, nel quale la bellezza trionfa, nel quale meno ragazzi possono essere disoccupati, essere attratti da quello che in effetti li fa diventare strani, perché la maggior parte non sono, non hanno la vocazione per fare gli strani, no? Nel libro, chi l'ha letto, ad esempio, ci sta la storia di quel ragazzo che è chiamato Passariello nel libro, no? Bellissimo. Ah, lì la storia si ferma, la storia poi continua. Cioè quel ragazzo, diciamo, no? È così bello, è così bello che questo ragazzo a un certo punto, dopo che il libro finisce, che era aprile, quindi a maggio si è fatto quel mese di carcerazione perché la burocrazia dice che nonostante il posto di lavoro, le disponibilità, deve lo stesso entrare un attimo in carcere e farci pagare di più a tutti noi. Poi in un mese, ma perché è stato un mese, perché Marandoni ha fatto un mese di uffici, diciamo, in un mese devono arrivare quattro relazioni, se non cinque, che cinque enti che non sanno nemmeno la persona, devono dire sì, va bene il provvedimento, no? Quindi ci vuole la polizia, i carabinieri, l'educatore del carcere, gli assistenti sociali, no? E immaginate questi fax che girano in macchine che non funzionano, in email che stringono a pezzi, e immagina che cinque, sei enti devono rispondere al giudice, e ci vogliono cinque, sei, sette mesi, otto mesi, il mese va fatto perché sono andati in ogni singolo ufficio, non a dire sollecitiamo, a portargli la carta che non era arrivata, no? Che nei tempi burocratici può aspettare, ma per me quello era un ragazzo che l'avevo preso, che stava lavorando, che dovevo accompagnarlo io da carabinieri per farlo costituire, per fargli fare questo mese di merda, e quindi per me un mese c'era troppo in tutta questa logica. Vabbè, lo tiriamo fuori, ha la misura alternativa, quindi può lavorare, ma alle 10 deve stare a casa con un po' di ristrettezza, va bene lo stesso. Ce lo teniamo in chiesa che sta un po' più largo per i suoi 21 anni, perché è ragazzo e non ha nemmeno visto il mondo, visto che a 17 è già cominciato a stare in carcere. Dopo un poco, per esempio, no, si è fidanzato. Adesso aspetta un bambino. Cioè, capisci com'è bello, no? E sì, qualcuno dice, wow, 21 anni, chi stai, guai che te, magari la prescrizione. La sua risposta di fronte alla vita è migliore di tante persone più grandi che hanno paura, perché la reazione sua è stata... La mamma di lei dice che possiamo abortire, ma non in principi cristiani. Sa la risposta più semplice qual è stata? E se poi non avrò più un altro figlio, io lo voglio. Cioè, per lui la paternità è uscita fuori in maniera così prepotente che lui si preoccupa che potrebbe non averlo più, o con un'altra donna, o con un'altra condizione. Dice, quello è mio figlio. E quindi lui adesso si è fermato e automaticamente io vedo che è un soggetto che per quanto ha fatto 4 anni di carcere, sto pozzarillo, no? Alla sera alle 10 mo sta con la fidanzata sua che sta incinta e non ha bisogno di uscire, non sente quei bisogni perché gli bastava poco a lui, non gli bastavano tante cose, gli è bastata, diciamo, un affetto un po' più sicuro, l'affetto dei compagni che gli danno il lavoro, il sostegno in queste cose, e adesso in questo momento ci preoccupiamo ho visto la cucina, queste cose della piccola casa che per lui è una reggia. Quando affittava la casa in un basso giù che sta lì di due stanze, un posto allucinogeno per me, venite e detto, guarda quanto è bella, ma io lo so che per lui è bellissima, perché da dove è stato nel suo basso, che è descritto nel libro, dove poi è stato, al Pagliarini, a Poggioreale, a Nisida, cioè dove sta adesso, lui ha avuto la pace, ha avuto tutto. Certo, ci sono dei casi di persone che non li calmi nemmeno con il lavoro o con gli affetti, e sono altri tipi di problematiche che si affrontano diversamente, ma la maggior parte dei ragazzi che stanno in certe situazioni così strane purtroppo vivono esperienze del genere. Torniamo a prima, come lo immagino? Lo immagino così, come io ogni mattina mi sveglio, lo vedo, io vedo il quartiere che non è più come adesso, e come diceva Dolci, no? Cioè, come tu ti sogni il bambino, così diventa il bambino, come te lo sogni. Se non siamo abituati a sognarci i nostri bambini un domani, i giovani, i quartieri, non saranno mai così come li sogniamo, se non li sogniamo una buona volta. Quindi io lo vedo in un quartiere diverso, lo vedo con i turisti giusti che vengono, che non invadono, che non ci deprivano del nostro patrimonio di tradizione, lo vedo con persone che scambiano, con la gente mia che si prepara ad accogliere le persone come se fosse una festa, no? E quindi cresce per chi deve fare un incontro, così lo immagino, e immagino che piano piano cambia. Io mi ricordo una frase, perché poi mi fisso, c'è un testo antico di padre Giuseppe, no? Che sentivo recitare ai ragazzi nella visita serale, no? E piovvero a valanga le offerte, come a valanga scende la lama dei vergini.
Io quando sentì questa cosa la prima volta, dicevo, così sarà tra qualche anno, perché qua pioverà una valanga dei soldi, come la lava, è come nel 600 quando fece la basilica. Cioè è possibile avere certi momenti. E io ebbi chiara, sentendo quella frase, che tra qualche anno avremo in quel quartiere una specie di cascata di economia, ma non quelle economie strane, un'economia reale, un'economia civile, fatta di lavoro vero, non dei problemi della finanza, fatta di scambi, di relazioni, di offerta, di prestazioni di persone, quella che crea, quella che è la nostra economia, quella che nasce dall'umanesimo, quella che nasce concretamente, che in questi ultimi anni abbiamo perso di vista e ci ha condotti dove siamo arrivati adesso economicamente, tutta simpatia della finanza. Grazie. Ci senti il nome, così. Il nome della ragazza che ha parlato prima, come dire? Grazie, Chiara. Buonasera, sono Giulia Dell'ITC Garofalo Giustiniani. Nel suo libro lei scrive che a volte, guardandosi indietro, per mettere a fuoco il percorso della sua avventura alla sanità, le viene in mente il film Sidling d'Orso. Il film è raccontato come un evento quotidiano, per mettere, per esempio, prendere o perdere un treno possa cambiare la vita. E si è domandato cosa sarebbe successo se in determinate circostanze non fosse andato incontri ad eventi che forse l'attendevano. Così dà valore ad eventi fortuiti che in un certo senso l'hanno aiutato in questa avventura. Ma sempre nel libro, lei ha pure ricordato come all'arrivo alla sanità la prima cosa che fece fu percorrerla, assaporarla e assorbirne i colori, i suoni, gli odori e i volti. Andò alla veste talare, cosa che in 17 anni nonno di sacerdozio non aveva mai fatto, perché capiva che la gente aveva del luogo bisogno di identificarla. Quindi ha scelto di non celebrare la messa di mezzanotte del suo primo Natale alla sanità, per non assecondare le contrapposizioni pure evidenti all'interno del riune. Ancora, ha avvicinato i giovani che allora frequentavano la parrocchia e ha capito che con loro il discorso frontale non asseriva alcun effetto, invece c'era bisogno di modalità di interagire dirette e stimolanti, come viaggiare insieme, uscire e dormire insieme. E potrei ancora continuare. Quindi, in effetti, al di là delle casualità, il suo libro ci ha insegnato che siete riusciti nell'impresa, perché vi siete messi al lavoro per arrivare al di là delle prigioni interiori che ci trattenevano, usando le sue parole. Del resto lo dice anche lei, chi avvicina le cose può averne più cura. Però ci è parso, leggendo il libro, che in tutte le cose meravigliose che avete fatto alla sanità non avete dovuto combattere tanto contro i cattivi, con cui pure vi siete misurati in un confronto indiretto, quanto con i buoni che vi hanno dato non pochi problemi. È così? Sì, è così. È propriamente così. E lo diceva all'inizio, perché i cosiddetti buoni, quelli che hanno i titoli per gestire certe cose, non hanno fatto il loro dovere. E questo è un problema nazionale che abbiamo in maniera molto forte, no? Perché ogni persona è entrata in una logica strana che non era la logica di quando ero bambino, lo posso dire, no? C'è la dignità anche nell'affrontare il lavoro nel nostro popolo del sud e anche a Napoli. Cioè non si viveva il lavoro in questa forma come adesso, nella quale io cerco di fare di meno perché tutti fanno di meno. Cioè siamo in una cosa che è immorale. Cioè la caduta proprio etica è alla base di questo problema. Allora il problema da affrontare era proprio questo, riuscire a distruggere la burocrazia e anche delle logiche che non mettevano l'uomo al centro. Voglio dirti questa cosa che è importante, no? L'altro concetto del libro torna sempre. Anche le forme economiche che sono state scelte in questi anni dalla sanità sono delle forme economiche, diciamo, innovative, possiamo dire, e certamente che hanno una cosa chiara nella testa, hanno l'uomo. Non sono economicismi, sono le economie ben scelte. Loro hanno fatto cooperazione. Cooperazione significa avere un obiettivo, non quello di arricchirsi, ma quello di arricchire il mondo di lavoro e di bene. Loro sono imprenditori e come tutti gli imprenditori fanno beni e servizi. L'unica cosa che differenzia è che gli utili dell'impresa non se li possono dividere, perché possono dividere assumendo altre persone, possono dividere facendo un restauro o pagando i bambini la sanità ensemble. È un'impresa che vive con un'altra testa. Allora se non usciamo da questa logica e non si fanno gesti concreti per uscire da questa logica, noi rimaniamo prigionieri
di un mondo che non ci appartiene per cultura. Noi abbiamo un'altra cultura, fortunatamente, nella nostra Europa, no? Una cultura che è fatta, ti dicevo io, di umanesimo, è fatta di relazioni. Nel libro a un certo punto io dico che allora la sanità addirittura hanno fatto di più della cooperazione, perché la cooperazione è un concetto che nel nord Italia, soprattutto nel nord est, no, viene vissuto da oltre 100 anni. Se io ho da zappare il campo, io mi metto d'accordo con il contadino a fianco, compriamo la zappa a metà ciascuno e la viviamo in cooperazione, diciamo, no? Questo è un discorso logico, perfetto. Ma noi non siamo logici al sud, cioè non è che ci convince la logicità, gli tenga il trattore mio, la sua il trattore suo. Noi dobbiamo, per avvicinarci, dobbiamo avere altri concetti che non sono mentali, sono anche affettivi. Alla sanità io non ho fatto le cooperative come si fanno nel nord, io non ho detto qua c'è l'obiettivo, chi lo vuole raggiungere. Cioè alla sanità ho preso persone che erano amiche, che erano già legate da un sentimento che li ha trascinati insieme a fare qualcosa. E allora il non andare al lavoro la mattina per uno di loro non è tanto venire meno a un principio, ma è venire meno a un rapporto, perché io sto offendendo il mio compagno. Allora questa modalità, che è ancora oltre quella della cooperazione, quella della fratria, quella del gruppo, della varanza, della tribù, quella che lega le persone con un fatto anche affettivo, è secondo me la strada che noi al sud dovremmo incominciare a frequentarla di più, perché fa parte del nostro know-how più antico, no? Sì, c'è anche la parte cerebrale, ce l'abbiamo, non è che ci manca, però quelle che li tiene insieme è quella. Facciamo un esempio, no? La loro impresa è piccola e noi diciamo sempre rimanete piccoli, cioè non diventate la Coop che ha centinaia di dipendenti, perché se perdono quel rapporto di guardarsi in faccia non va più bene. Si doveva fare un'altra cooperativa per fare i lavori, se ne fa un'altra, che poi dialoga con questo, che poi magari un marito sta qua e una moglie sta qua e dialogano ancora meglio, diciamo, no? Però realtà nelle quali loro si possono sedere, possono decidere il loro futuro guardandosi in faccia, quindi a dimensione familiare, diciamo, no? Che sono poi la spina dorsale d'Italia. Cioè se noi abbiamo un sistema anche economico che regge in questo momento, è perché il nostro tipo di impresa è un'impresa legata al valore familiare. E quindi anche la cooperazione, che sembra una cosa strana, cioè vedere che alla sanità ci sono due o tre cooperative che incominciano a lavorare, a stare bene, non nasce, ti ripeto, da un concetto che viene fuori da un discorso di dialogo. Enzo fa parte di quelle persone che nel libro sono accennate, che quando io parlavo o tentavo di parlare metteva la testa in stand by ed era evidente con la faccia che perdeva l'irma, no? Però adesso si interessa delle cose come non mai, come era inimmaginabile per certi versi, no? Cioè il suo lavoro va al di là di quello che è il lavoro dell'orario, finito me ne vado. È un lavoro molto più interessante, molto più gratificante per certi versi, perché è un lavoro che fa con quelli che si è scelto come amici, con la cosa che si è scelto di fare che gli piace. Quindi immagina che gioia ci sta. E quindi potete avere a tutti voi di poter nella vita lavorare così. Vi auguro la cosa più bella, di farla con la persona con la quale stai bene accanto e fare quello che ti piace fare nella vita. È la cosa più bella. E se ti capita in un gruppo di persone che sono andate insieme una cosa da fare, fatelo, perché certamente riuscite, perché avete una marcia in più che vi accelera in questo processo anche determinato per il futuro e per il lavoro. Una di queste parole ce la parliamo, siamo proprio per riportarle a Baldo Verno qua. Dunque c'eri tu e volevi dire, c'era qualcun altro, volevamo alternare sempre con il gruppo, sì, gruppo Telesi, vabbè, facciamo uno. Mi ricollegandomi alla domanda, insomma, dalla meravigliosa esperienza di poter vincere Iole. Sì, si evince che lei ha molta fiducia e soprattutto stima nei suoi ragazzi. Infatti con lungimiranza e impegno sono riuscita a raggiungere dei traguardi molto importanti, facendo della loro determinazione e soprattutto, come avete detto, della loro unione, il punto di partenza di un percorso di formazione e soprattutto di valorizzazione delle proprie capacità, partendo appunto dalle cose che avevano la bellezza del rione, non soltanto appunto come luogo che magari potrebbe risultare insomma negativo per le esperienze che vengono riportate al di fuori, ma partendo dalla base, insomma, appunto hanno raggiunto questi grandi traguardi. Ma basteranno queste capacità che hanno sviluppato e che in alcuni casi hanno valorizzato a, insomma, a garantire a Rione Sanità la certezza di un futuro altrettanto producente e gratificante? Questo bisogna dire anche a Enzo, che aspetta di rispondere. Io ti rispondo del perché della fiducia, no? Perché secondo me, te lo posso dire, te lo dico da prete, cioè sono avvantaggiato nel dare fiducia da un solo fatto. Io nella vita ho capito sempre che sono stato guardato da chi sta in alto
con uno sguardo di fiducia, perché per le scenità che un essere umano può fare nei suoi 55 anni, se il tipo che sta in alto non avesse avuto fiducia di me, mi poteva fulminare il primo giorno che facevo una cosa che usciva fuori la sua volontà. Invece io so, per esperienza di vita, che lui mi tollera e mi dà sempre fiducia, nonostante che io esco fuori la sua volontà. Allora questo concetto di sentirmi guardato con occhi di fiducia dal cielo da sempre, nonostante che io esco fuori la sua volontà, ecco, mi porta ad avere un atteggiamento, che è quello mio naturale, no? Di dire io perché non potrei guardare Ioli sapendo che gli do tutta la fiducia come Dio la dà a me, sapendo che può anche venire meno quello che, perché tu farai gli sbagli, però non saranno quelli i problemi, io continuare ad averla come continuo ad avere quella di Dio. Quindi questo fatto mi agevola molto, quindi non mi esce difficile. E non lo so se non lo percepiscono, se io do o non do fiducia, se io questo non lo so, forse più Enzo. Sì. Antonio sì, ci dà molto, cioè, noi sappiamo che se oggi siamo a questo punto, o comunque se c'è stata una crescita personale in qualcuno di noi, è perché ci è stato dato fiducia. E diciamo sempre che la differenza tra un ragazzo del Rione Sanità o uno del Vomero sono le opportunità che gli capitano per strada. Alla sanità quello che si sta facendo, si sta cercando di creare un sistema che crei opportunità. Adesso se non sei un attore, sei un musicista, se non sei un musicista magari sei abile come public relation, eccetera. Sicuramente ognuno di noi ha una dote ed è per questo che poi nel Rione Sanità le attività hanno diverse sfumature, musica, teatro, imprenditoria, e in ognuna di queste magari qualcuno per propria indole riesce a trovare un suo posto se sceglie quell'opportunità. Se non la scegli, diciamo, farando strade, diciamo, è possibile ovviamente. Molti amici, qualche amico l'abbiamo perso lungo il percorso, molti altri si sono aggiunti. Quindi la fiducia la sentiamo che ci è stata data. E rispondo a Iole, ma pure a Antonio, sappiamo che c'è qualcuno che ci guarda dall'alto, perché anche noi ovviamente poi... è una cooperativa, sì, è bello, però poi facciamo i conti, no? Che avviliscono in più dei casi, però comunque sulla cruda realtà, e poi all'improvviso succede qualcosa che si incastra magicamente e si oppone all'inevitabile e l'imprevedibile. Faccio un esempio, il 6 gennaio abbiamo chiuso un evento, si chiama Paleo Contemporanea. Qualcuno ne ha sentito parlare? Sì. Oh, questo mi fa piacere. È stato creato questo format che è far dialogare le arti del passato paleo con l'arte contemporanea. Si è chiuso il 6 gennaio, però ci stiamo pensando da un anno a questo evento, e quando ne parlavamo qualcuno, la mia ragazza che poi è arrivata dopo il percorso, dice: Enzo, voi ne parlavate un anno fa con una certezza di successo, però io poi andavo a vedere i budget, perché lei aveva una formazione da economista, diciamo, e non c'aveva niente in budget. Cioè, parlavate di comunicazione, di visitatori, di stampa, eccetera, poi guardi il portafoglio e ci sta niente. Com'è possibile questa cosa? Il sogno, no? Cioè, io ho un'idea, sono convinto che quest'idea è buona, ci credo, le cose succedono, però devo credere veramente di farla, cioè devo credere nel sogno. Se ci credo veramente dentro di me e vado incontro al sogno, Coelho dice: il sogno si organizza e ci viene incontro, no? Quindi è un po', sembrano parole, diciamo, belle frasi, belle citazioni, però applicate poi diventano di fatto, e per questo che poi sono difficili da teorizzare, no? Sono difficili da mettere questi imprevisti nel business plan, però ecco perché sentire che si sta andando in una direzione giusta, sentire, no? Che quell'azione che fai è
per il prossimo, non è per il tuo conto in banca personale. Queste cose poi a un certo punto ritornano sulla strada e ti tirano fuori dalle difficoltà. Se poi quello che c'è stato dato, tra virgolette, basta, no, perché il libro finisce con un inizio, no? Che è questo sogno che Antonio racconta, la Fondazione San Gennaro, che non c'è ancora su carta. Però vedete, voi non avete avuto, cioè la fondazione nascerà a settembre, non c'è ancora lo statuto, ci stiamo pensando in questi giorni, però è l'idea, è quella, è quello che dovrà succedere obbligatoriamente, no? Quindi noi lo facciamo, andiamo in quella direzione, le cose succederanno. E la cosa importante è tenere viva sempre quella fiamma e quei valori che ci hanno insegnato, e tenerli vivi, cioè contaminare sempre di più, e ovviamente continuare questo percorso personale, perché se nel 2008 non avevamo concorrenti sul territorio, oggi quelli che sono queste attività, che poi tra l'altro, cioè, si traducono in prodotti culturali, quindi diciamo sono servizi turistici eccetera, c'è chi nasce e copia, no? A noi ci fa piacere questa cosa, che vuol dire che condividono l'idea, però vuol dire che tu devi spremerti al massimo, perché devi stare sempre un passo avanti, altrimenti ti mangiano, no? E quindi non siamo mai arrivati al traguardo, anzi una volta raggiunto c'è sempre un traguardo più avanti, sempre più ambizioso, più difficile, cioè, quindi no, altrimenti fallisce tu, cioè proprio c'è un'esplosione, va tutto in cortocircuito, sì. E questa è la sensazione che abbiamo avuto, e quindi rispondendo a Iole, non è arrivato a nessuno, sono stati raggiunti dei traguardi parziali, però il percorso è ancora lungo. Allora, buonasera. Possiamo farne ancora due? Ok. Buonasera, donna. Due di Cerveto e uno di Teresina. Buonasera, don Antonio, io sono Valentina. Speriamo di farle cosa gradita. Se noi che abbiamo letto il suo libro ci siamo appassionati al suo sogno di cambiamento e che può diventare realtà, le diamo il benvenuto con queste parole di Don Giuseppe Rassello, volendo così anche rendere omaggio a chi ha gettato le fondamenta per costruire la rinascita della sanità. Ha indicato la via che tuttora percorriamo e, come ha scritto lei nel libro, la città antica non è solo centro antico, ma antica, antichissima periferia, dove passa la strada che i napoletani percorreranno l'ultima volta nella vita. E qui sepolcreti greco-romani e poi cristiani ne sono fulgidi testimoni. Dove transitavano in carrozza papa, re e cardinali, dove vive e resiste l'opera nelle mani dell'uomo, robuste di sapienza, bravura e onestà. Un tetro ponte illuministico, cioè isolati, scavati e sepolti. Ma noi resusciteremo, non più cave da antropologia culturale, non più burattini di luoghi comuni, non più ghetto di rarità sociologiche. Noi siamo Napoli, la città antica e sorprendentemente nuova. Siamo la civiltà mediterranea, ieri come oggi, all'Europa e al mondo intero. Noi studenti dell'Istituto Carafa Giustiniani siamo venuti alla sanità mentre leggevamo il libro il 7 febbraio scorso. Abbiamo voluto vedere, fare con mano le cose belle e inaspettate, sorprendenti, che si trapelavano tra le pagine del suo libro. Abbiamo visitato le catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso. Abbiamo visto la tomba di Cerula, che è stata restaurata grazie alla scelta dei suoi ragazzi di destinare i fondi a quell'affresco, quei fondi che erano stati ricevuti dai giovani dell'imprenditoria dell'Unione Industriale di Napoli. Abbiamo visitato l'antica tomba di San Gennaro e ascoltato la storia di come è divenuto il santo più importante venerato a Napoli, quando con la mano bloccò la discesa della lava dal Vesuvio. Abbiamo attraversato la Basilica di San Gennaro
e fuori le mura, che i ragazzi della sanità hanno restaurato e salvaguardato dal degrado. Attraverso la Basilica di Santa Maria della Sanità abbiamo avuto accesso alle catacombe di San Gaudioso e così abbiamo avuto conferma che quella rinascita profetizzata da Don Giuseppe Rassello c'è ed è evidente. Ci è sembrato di ritrovarci a vivere tra le pagine del libro e si è creata una sorta di rispettosa ammirazione da parte nostra nei vostri ragazzi. Li abbiamo invitati quindi a venire presso il nostro istituto in occasione del 19 marzo, la giornata dedicata alla legalità, e a raccontare a tutti gli studenti la loro esperienza di autoimprenditoria. Abbiamo già contattato Enzo, infatti, che molto gentilmente ci ha dato la sua disponibilità. Anche perché ci piacerebbe che questa bella esperienza non si concludesse qui stasera, ma vorremmo invece mantenere contatti e trovare nuove forme di collaborazione. Ad esempio, anche noi dell'Istituto Carafa portiamo avanti un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha costo zero per noi studenti, perché avviene in sinergia con le imprese che operano sul territorio sanitario. E ha la finalità quella dell'inserimento nel mondo del lavoro. Riteniamo che avvicinarci ancora alle splendide forme di imprenditoria da voi inaugurate alla sanità sia molto utile per noi e potrebbe rappresentare un motore di sviluppo anche per le nostre zone interne, che un po' come voi del Rione Sanità rappresentano la periferia. Una proposta che continua, hai detto questo è l'inizio di un rapporto, mi sembra una cosa molto intelligente, noi su questo costruiamo poi un futuro, questo futuro lo costruiremo a partire dal 19 marzo attraverso una serie di incontri, anche cominciando con i ragazzi, con Enzo, quindi poi speriamo di avere anche degli incontri in altre scuole, nella vostra scuola in particolar modo, ma anche in altre scuole in cui Antonio ci viene a raccontare, con i suoi ragazzi ci viene a raccontare la loro esperienza, e noi la dobbiamo diffondere, abbiamo già detto, è una cosa molto importante questa diffusività, che parte dei presupposti culturali molto chiari, ce l'ha descritto benissimo, e anche psicologici direi molto chiari, quel vincere la paura di cui ci ha parlato, quello è un elemento fondamentale che non riguarda solo i giovani, riguarda più gli adulti che i giovani, perciò i giovani sono più vecchi degli adulti, ha perfettamente ragione. Ci vuole una cosa che non dovete mai dimenticarla quando dovete ragionare pure con loro, no? Bisogna che abbiate delle idee che siano pazze, se non c'è uno schizzo di follia non c'è nessuna possibilità che quello che pensate riesca, cioè uscire dagli schemi preconfezionati, cioè pure per un matrimonio, non state a sentire a mamma che ci vuole la greca nel gabinetto, ci vuole la casa in proprietà, cioè ci vuole il marito che si ama, punto. Poi tutti i resti viene dopo. Stamattina so che i ragazzi loro si vedevano per fare un po' di consigli di amministrazione in questo momento, no? Da pazzi, secondo me, che se ti metti a fare un conto con un adulto, ci stanno gli adulti vicini, ma devono fare poi il passo da pazzi. Mi sembra che avete giusto quanti contratti farete prossimamente? Sei. Altri sei contratti. Per sistemare situazioni che devono sistemare all'interno, no? In un momento nel quale loro si trovano con un'impresa che hanno finito gli sgravi fiscali del primo blocco di assunti, che sono durati 3 anni gli sgravi, quindi hanno un aumento da un punto di vista di tasse esagerato, diciamo, no? Come impresa, e devono affrontare un anno con giusto, abbiamo chiuso il passato e affrontiamo un futuro con le tasse maggiorate e ci facciamo carico di altre persone. Poi mi ha chiesto a me, se voi non fate questo gesto, diciamo, significa che credete che non siete buoni, perché sapete che l'anno prossimo non avete più successo di questi anni, cioè è questa la logica che deve portare a fare di più e sempre di più, cioè la capacità di dire, se sono arrivato fino a qua, io posso arrivare ancora oltre e oltre ancora, se io dico no, non assumo, perché se non vedo prima che arriva, io non faccio il passo, non lo faranno mai. Cioè invece mettersi e poi devono mantenere quel concetto che alcuni di questi ragazzi fanno parte della loro storia, loro nel fare impresa o si salvano tutti insieme o devono fallire tutti insieme, cioè questa è una cosa importante, no? Che porta ad avere maggiore forza e coesione in un progetto che è folle. E un'ultima cosa per dirvi come stanno rischiando anche la vita, cioè folle come idea, se tu ragioni, no, con una persona adulta che a volte sai i loro fatti anche dal punto di vista di carte, dici ma come si fa a investire tutti questi soldi, ma anche salute, in un progetto nel quale per esempio voi siete legati a una convenzione di gestione che scade dopo 5 anni, e ti porresti un problema, no? Cioè se io ho la possibilità di usare questa stanza per 5 anni,
Arrivato al quarto anno incomincia a non mettere più la lampadina, non pittarla più di capelli, non so l'anno prossimo se è la mia o non è la mia, no? Invece no, per me la risposta allora sarà sempre la stessa. È bene che avere questi fiati corti, così la qualità sarà sempre elevata, perché solo quella può premiare e mantenere certe posizioni, la qualità di quello che si va a rendere. Cioè, quando una cosa è qualitativamente fatta bene ed economicamente trasparente, chi può metterla in discussione? Nessuno. Allora è quello che fa forte il vostro futuro, no? Se vi orientate a certi criteri che non sono quelli di una stabilità che poi è finta, no? La stabilità che è alta, di una certezza, se mi danno la certezza io mi tuffo. Se è da fare un tuffo, fanno un tuffo. Grazie. Una di voi due no, ci stai mettendo l'ansia l'ansia, però sono tanti ragazzi, quindi... qualcuno ci vuole sedere, qualcuno è rimasto in piedi, si vuole sedere, che loro stanno facendo un po' posto per gli altri, così. Vai. Allora, buonasera, liceo classico Teresia, mi chiamo Natalia. Lei apre il libro con una lettera tra l'altro molto bella a suo padre e lo chiude con un'altra lettera a Dio, quindi il padre di tutti. Ecco, questa scelta allude a qualcosa in particolare, voglio dire, anche facendo riferimento alla partecipazione non sempre attiva della figura maschile all'interno delle attività dei ragazzi del Rione, di cui peraltro lei parla molto spesso nel libro. Ecco, è forse volta a sottolineare il suo desiderio di un loro maggiore coinvolgimento, sia fisico che morale, appunto all'interno delle vite di questi ragazzi? Il libro si è aperto con quella lettera non soltanto per un fatto mio biografico, perché io sono figlio di quel papà e quindi dovevo anche confrontarmi con penso che qualcuno nella vita a un certo punto sente il bisogno di fare, no? Penso che quelle parole, al di là del tipo di mestiere che uno possa fare, sono proprio quello che intercorre tra un genitore e un figlio di una certa età, quindi è un dialogo che si vuole riprendere a un certo punto. Io penso che è uscita quella lettera all'inizio anche di getto, perché una delle cose per le quali ho sofferto in questi anni, no? E a volte quando fanno le etichettature delle persone sono brutte, cioè, in questi ultimi anni il fatto che si metteva in moto, questo è successo alla sanità, è successo nella vecchia parrocchia, perché lì ci sono altre cooperative che sono avviate, no? Dicono quella parola come se fosse il prete che fa il manager, che fa l'imprenditore, no? All'inizio come prete dice, ma perché mi leggono così? Perché non percepisco che io sono prete e basta, dice, ma no. Perché io vedo certe cose che succedono non come una scelta, io non ho scelto di fare l'imprenditore, perché altrimenti non facevo incazzare mio padre, lo facevo veramente l'imprenditore, io ho scelto di fare il prete, no? Allora a questo punto, quando ho iniziato a scrivere il libro, io ho detto, no, io questa cosa qua la devo tirare fuori, no? E devo poterla porre come un fatto, sì, ho fatto l'imprenditore, ma l'ho fatto con altri criteri, e parlando con mio padre, diciamo, no, che è un imprenditore normale, magari onesto, però che fa utile come impresa, non fa il non utile come me. Allora l'ho voluto dichiarare all'inizio di questa situazione, dicendo una cosa che per certi versi un po' mi faceva arrabbiare, che a un certo punto se detta così, io dico sì, io sono un imprenditore perché produco beni e servizi e nella mia impresa si arricchiscono i poveri, allora mi piace come impresa, va bene, e mi sta bene come prete fare questa impresa. Allora l'ho superata questa cosa e quella lettera è stata un voler superare questa parola che per certi versi mi dava fastidio, non la ritengo più offensiva, la ritengo che mi sta bene come titolo. Poi l'ultima è uscita a speculare, perché in effetti la prima era un problema terreno da risolvere tra me e mio padre, dicevano, e l'ho risolto con una lettera cercando di dire tutti i vissuti dei non detti che a volte capita con i figli, con i genitori. L'ultima era perché io ho questo tipo di fatto, c'ho un problema, sono credente, sono prete, e quindi non posso non vedere il tutto in una linea molto più ampia. E anche la voglia di sognare, per me poi prete, come diceva Enzo, no? È una cosa che poi non si ferma più, cioè non arriva mai questa terra promessa, perché avendo un modello così alto, perché io parlo di Dio e parlo di paradiso, qualunque sanità mi proporrà, io dico sempre, andiamo avanti, facciamo un passo ulteriore, non sarà mai bella come quella che io poi immagino, perché dovrebbe essere simile alla Gerusalemme del cielo, quindi dove non c'è pianto, dove non ci sta armi, dove non ci sta più disuguaglianza, dove c'è pace, no? E quindi io penso che qui sulla terra questo film ce lo possiamo scordare, possiamo farlo più o meno come quello che è il modello, no? Ma avremo sempre questa sete di qualcosa di più. E quindi l'apertura finale era logica, dove rivolgermi a Dio e rinquadrare tutto in quella ottica che è la mia vita, quella del prete. Grazie. 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 Grazie.
sogno e nell'ultimo capitolo del suo libro, L'undicesimo, Fantasmagoria di una visione, le scrive: «Penso sia ormai tempo di rivoluzionare il sistema perché si generi un'economia finalmente civile, ossia preoccupata innanzitutto della felicità dell'uomo, della ricchezza universale e dunque da condividere. Una cultura nuova, attenta soprattutto alla formazione di ogni singola persona, potrà generare questa nuova economia, capace di anteporre ad ogni altra priorità l'aiuto alle persone più deboli ma depositarie del futuro». E ancora: «Spesso in questi anni mi sono chiesto in che modo e con quali problemi sociali ed economici sarebbe stato realmente possibile migliorare la qualità della vita di ogni essere umano. Come spazzare via l'attuale sistema che continua a governare da solo l'intera famiglia umana? E ci è piaciuta fortemente la proposta. Occorre tornare a riempire i mercati veri, quelli che nascono nelle piazze, in mezzo alla gente, quelli che storicamente, per vocazione, sono sempre stati luoghi di incontro di persone uguali e libere, terreni fertili per lo sviluppo della cultura comunitaria e cittadina, così come per le corporazioni delle arti e dei mestieri. È all'interno di questi spazi che convivono infatti tutte le dimensioni del nostro fecondo umanismo. Si tratta in fondo di restare fedeli alla nostra grande tradizione, che si ispira a un'economia civile e non politica, capace di favorire un mercato comunitario e non capitalistico. Ancora una volta il futuro chiama il passato e chiede aiuto al presente per andare avanti. Per noi che abbiamo nel piano di studi materie come economia aziendale, economia politica, diritto, crediamo sia stata una lezione preziosissima. Ci ha riportato al famoso discorso di Robert Kennedy, che nel marzo del 1968 pronunciava presso l'Università del Kansas, un discorso nel quale evidenziava l'inadeguatezza del PIL come indicatore del benessere delle nazioni economicamente sviluppate. E in conclusione diceva proprio che il PIL non misura né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Da allora ad oggi niente è cambiato, anzi la lezione non è servita e ci è rimasto impresso il suo riferimento ai giganti che lei ha trovato lungo il faticoso percorso di autopromozione portato avanti alla sanità. Quei giganti che pensano che si è fatto sempre così e si deve continuare a fare così, che hanno tutto sotto controllo e che quindi mettono la morte nella storia. Il modello sanità invece rappresenta un esempio concreto di come si possa dare spazio ai valori quali quello dell'umanità e della fraternità. Quindi grazie di questa splendida lezione. Grazie a voi. Una frase che a me piace molto, tra l'altro Antonio mi ha detto che era stato un po' censurato dall'editore perché non l'ha capito, diceva: oggi più che mai è tempo, di prendere proprio il tono di quello che si è detto, di cambiare rotta, di andare oltre, di forzare l'aurora. Questa frase di un editore dice: ma che significa questo forzare l'aurora? Erano milanesi, non capivo. Che io trovo bellissimo, anzi penso che lo utilizzerò un po' come modello di, anche per la nostra fondazione, lo metterò su home page della nostra fondazione, questo tema del forzare l'aurora. Io credo che tutti quanti convergano sull'argomento principale, cioè quello che dobbiamo riscoprire delle cose e di farle insieme attraverso quel meccanismo di fiducia di cui parlava Antonio. Non c'era ancora sta frase di Papa Francesco, se no la metti con il libro e te la leggo rispetto a quello che tu hai detto. Cioè, il Papa Francesco l'anno scorso, è stato a novembre, quando stavo a Verona, al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, ha fatto questo intervento. Lui diceva: mi ricordo che tenevo 18 anni e il mio papà spiegava, in Argentina penso, il discorso della cooperazione, no? E lui dice a un certo punto: questo modo di vedere l'economia, come abbiamo detto, no? Quella lì più umanistica, sembra toglierti immediatamente, dice il Papa, qualcosa. Sembra che applicarla ti porti fuori dal mercato, dalle regole correnti. Guardando ai risultati complessivi, questa mistica, dice il Papa, porta invece un grande guadagno, perché è in grado di creare sviluppo proprio in quanto, nella sua visione complessiva, richiede di farsi carico dei disoccupati, delle fragilità, delle ingiustizie sociali e non sottostà alle distorsioni di una visione economicistica. Infatti ha voluto vedere Zanetti, perché
Zanetti. No, Zanetti, il giocatore del giocatore. Perché in Argentina, a Buenos Aires, lui c'ha una fondazione Pupi che si occupa proprio Nunzia Pengue. Nunzia. Allora, Nunzia che conclude con l'ultima osservazione che facciamo a Don Antonio e Enzo. Poi chiudiamo il nostro incontro. Ci sono i libri di labbro per quelli che lo vogliono acquistare. Dall'inizio dell'anno scolastico stiamo lavorando molto sul concetto di un nuovo umanesimo, inteso come esigenza forte di cambiamento. Durante la lettura del libro, quindi, ci ha particolarmente colpito il riferimento continuo al fare insieme, al lavoro di gruppo, all'aiuto reciproco. Noi siamo partiti dall'affermazione del filosofo Martin Buber, che pure lei ha citato nel suo libro, che la vita fondamentalmente non è soggettività, bensì intersoggettività. Così nel suo libro abbiamo trovato anche tante conferme al nostro lavoro di ricerca. Anche lei ad esempio scrive: «Oggi la necessità di un cambiamento della società si è fatta urgente ed è nel cuore dei singoli e dei popoli». E con insistente frequenza c'è riferimento al fare insieme come strumento attraverso cui si è riusciti a raggiungere in un quartiere difficile come la sanità importanti traguardi, alcuni dei quali impensabili solo pochi anni fa. Ne citiamo solo alcuni tra i tanti. Del resto anche il titolo Noi di Riune Sanità ci riporta alla dimensione del noi insieme. Non si può vincere nessuna battaglia se non si uniscono le forze. Piano piano sta crescendo una nuova cittadinanza attiva che si oppone al clientelismo e non chiede più favori ma reclama diritti. Un traguardo che diventa possibile se si rimane insieme, si cammina insieme, si crede insieme. A volte la sanità si ha proprio la sensazione che a voler cambiare il mondo siamo in tanti, fianco a fianco. E ancora scrive: ogni giorno noi siamo qui a lavorare per questo, in mille modi, con mille amici e mille sogni da realizzare ancora. E proprio quello del sogno che può diventare realtà è l'altro aspetto del libro che ci ha entusiasmati a credere nel cambiamento, a sperare, ma non solo, anche al coraggio di fare per cambiare. Perché, come ha sottolineato lei, Sant'Agostino diceva che la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio, e quest'ultimo è importante e va insieme all'altro. È il coraggio di cambiare le cose così come sono. Significa guardare al futuro e avere nel cuore la speranza e incominciare a fare qualcosa di coraggioso per cambiarlo. Nemico del sogno sono quei giganti contro i quali dovremmo iniziare a combattere con maggiore determinazione, come ci insegna il libro, per riappropriarci del nostro futuro, proprio come state facendo voi alla sanità. Ora gli altri lo pensano solo, altri lo dicono. Lo ha detto anche Renzi nel discorso dell'altro ieri al Senato, parlando di urgenza del cambiamento, di avere il coraggio di fare sogni più grandi. Voi alla sanità, invece, lo fate già. Quindi, noi non sappiamo se tra gli obiettivi del libro ci fosse anche questo, però le possiamo assicurare che per noi giovani esso ha rappresentato appunto un esempio e una spinta a riappropriarci anche noi del nostro futuro. Quindi, grazie. Vi dividete il 19 marzo. Antonio è pieno di impegni, Don Antonio è veramente una persona piena di impegni. Io vorrei organizzare con voi una gita però, una sera da lui. Lui sa che io amo quell'incontro, anche se per loro è una cosa che per loro è un po' superata. Però io che sono un nostalgico ci voglio andare una sera con lui. Beh, primavera, però è quando fa più caldo. Andiamo lì una sera, è raccontato nel libro gli incontri serali della sanità, Santa Maria della Sanità, la più bella basilica per me di Napoli, questo ovviamente il parroco della. La basilica è sicuramente d'accordo con me. Nel libro ci sono tante altre cose, si parla di, per esempio del mondo dei bambini, del rapporto tra genitori e figli, della mamma, si è dedicato il rapporto con le donne, la sofferenza delle donne, si parla molto di questo tema nel libro. Io vi consiglio di leggerlo, è veramente una, secondo me, una pietra miliare dell'educazione civica italiana. Familiare che si unisce ad altri grandi esempi, ne ha citati alcuni come Don Lorenzo Milani, che purtroppo ha vissuto molto poco per continuare la sua straordinaria opera, è morto poco più di 40 anni.
Però noi dobbiamo credere in questi esempi, sostenerli, affiancarli. Noi come fondazione saremo sempre accanto, lo ribadisco, al padre Antonio Loffredo, in quello che ha fatto la sanità, quello che continuerà a fare anche i ragazzi della sanità, perché i ragazzi della sanità sono i protagonisti di questo libro. Termino, come avevo promesso, con due piccole citazioni. Una l'ha già fatta Don Antonio, perché lui poi, essendo un velocista, mi ha fregato, che è quella di Danilo Dolci: ciascuno cresce solo se sognato. L'altra è quella di Bruno Forte, una persona molto amata da entrambi, adesso è arcivescovo di Chieti e Barassa. È stato il segretario del sindaco della famiglia. Speriamo bene, speriamo così. Sì. Fragile, che poi del corso di Torre Emanuele di Napoli, come io sono in corso, lo chiamo vicini di casa. Fragile e bello, e vive della sua morte, del suo trasgredirsi senza fine. Una frase splendida sulla fragilità del bello. Dunque ricordiamoci, forziamo l'aurora con i ragazzi della sanità, con i ragazzi della Valle Telesina. Ricordiamo, come ci dice a pagina 46 Padre Antonio, di fare dei ragazzi, degli uomini e delle donne liberi. Il tema della libertà è fondamentale della sua azione, che fa grande alcuni di questi ragazzi con noi, altri Lello Marco, l'altro siamo di Arione Venelello. Io li amo anche per la semplicità, visto Enzo come bravo di dire le cose, cioè non è un problema retorico, è un problema di incertezza, un problema di sicurezza, esattamente questo che ci ha insegnato credo Antonio a tutti i ragazzi. Questa è la cosa che dobbiamo insegnare noi docenti, io dico docenti universitari, ma anche docenti di scuola, i nostri ragazzi, a essere autentici. E per essere autentici bisogna attraversare un percorso che casomai è difficile, complicato, non cercare scorciatoie, l'ha detto prima l'ultima annunzia che è intervenuta, non scorciatoie, ma fare della nostra vita un gesto di verità. Poi possiamo ottenere grandi risultati, piccoli risultati, ma l'importante è quello che noi portiamo. Alla fine il nostro compito è un compito autentico, vero. Portiamo un briciolo di sangue, è stato il frutto della nostra fatica di vita. Io ringrazio moltissimo Antonio. I più ragazzi, no? Se loro hanno fatto sta storia partendo da un quartiere che è noto per altre cose, certo non è noto come la vostra bella zona per i disagi che c'ha, sono riusciti a fare così, no? Se voi non ci riuscite, non siete buono proprio. Tutti Antonio, i libri stanno di là per quelli che vogliono acquistare e ci tratteniamo ancora qualche istante per salutare. Grazie, buona serata. Buona serata con Antonio.